Houston, we have a problem. The name's Bond, James Bond. CineTour Podcast, il podcast degli amanti del cinema per gli amanti del cinema. Sì! Può fare! Benvenuti a una nuova puntata del CineTour Podcast. Oggi, vista la presenza nelle sale cinematografiche del film Asteroid City di Wes Anderson, abbiamo deciso di fare un breve e piccolo riassunto sul regista. Per prima cosa iniziamo col dire chi è Wes Anderson. Beh, Wes Anderson è un regista innovativo creativo che è riuscito a diventare enormemente influente nel corso degli anni grazie alla sua originalità, grazie alla sua visione artistica unica e grazie al modo di raccontare delle vere e proprie favole contemporanee che hanno saputo catturare l'attenzione e gli sguardi di tantissimi spettatori. Sin dall'età di 8 anni, grazie a una cinepresa Super 8 del padre, inizia a girare i suoi primi cortometraggi muti, per cui la passione c'è fin dall'infanzia. Wes fa il suo primo cortometraggio nel 1993, Bottle Rocket, con Owen Wilson, che era un suo compagno di classe, e i suoi fratelli Andrew e Luke Wilson. Girerà questo primo cortometraggio che incomincerà a suscitare interesse tra alcuni spettatori. Tra questi spettatori infatti viene notato dal famoso produttore cinematografico James L. Brooks, produttore che porta il cortometraggio a Sundance e permette a Wes di ricevere i primi veri finanziamenti per trasformare questo cortometraggio nel suo primo lungometraggio d'esordio. Nel 1996 infatti esce Bottle Rocket, un colpo da dilettanti, e il film è apprezzato dalla critica e quindi Anderson decide, diciamo, di affinare il suo stile, consapevole che questa sarà poi la sua strada. Dopo il film d'esordio Un colpo da dilettanti, Anderson arriva al cinema con Rushmore, un film molto interessante, una commedia che delinea ancora di più il suo stile e incomincia a farsi conoscere sempre di più nel mondo. I tratti distintivi della regia di Anderson che si sono potuti intravedere nel film Rushmore si sono ulteriormente sviluppati e perfezionati nel suo successivo lungometraggio, ovvero I Tenenbaum, suo primo grande successo mondiale, e segna un punto di svolta nella carriera di Anderson. Non solo la trama del film è straordinaria, ma anche lo stile visivo di Wes Anderson raggiunge qui il suo apice. Colori pastello, un'ironia tagliente e inquadrature simmetriche catturano l'attenzione dello spettatore in un modo unico. Il film ha fatto il suo debutto al prestigioso Festival di Berlino e ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura. I successivi lavori cinematografici di Wes Anderson hanno contribuito a definire e perfezionare la sua unica visione artistica. Dopo il successo I Tenenbaum, Anderson ha diretto Le avventure acquatiche di Steve Zissou nel 2004, riportando l'eccezionale attore Bill Murray nella sua squadra creativa. Sebbene il film non abbia raggiunto il successo sperato, Anderson ha riconquistato poi il pubblico con il suo successivo progetto, Il treno per Darjeeling, nel 2007. Successivamente Anderson ha intrapreso una sorprendente incursione nel mondo dell'animazione stop motion con Fantastic Mr. Fox nel 2009. Poi lavora a Moonrise Kingdom, una dolce favola nostalgica e romantica di due giovani adolescenti in fuga d'amore come protagonisti. E a questo punto della sua carriera, l'estetica distintiva del suo cinema si è ormai consolidata in modo inequivocabile. Nel 2014 arriva il film forse più importante di Wes Anderson e che rimarrà più impresso, ovvero Grand Budapest Hotel. È il più grande successo di pubblico e di critica, vince 4 Oscar su 9 nomination e permette nel 2015 a Wes di iniziare una collaborazione con Mrs. Miuccia Prada, realizzando poi il famoso bar luce in Fondazione Prada Milano, con un'estetica anni 50 tipica dei bar italiani.
È stata grande in quel film della vagabonda nel bordello, a cui viene un'amnesia e diventa pediatra. Era così alto. Forse tra i tanti è il mio personaggio. Non so perché non è piaciuto a nessuno. Dopo Grand Budapest Hotel abbiamo altri due film molto importanti. Anderson ritorna alla stop motion con L'isola dei cani. Wes Anderson ritorna a girare con degli attori e porta al cinema The French Dispatch. The French Dispatch è, se vogliamo, un film che pone l'accento sullo stile, sul metodo di racconto, ed è un film molto interessante per il livello di complessità. È un film sicuramente molto complesso, molto maturo, che aggiunge ulteriormente interesse nei confronti del regista. Giovani astronomi e cadetti spaziali, ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide, commemorando il 23 settembre 3007 avanti Cristo, quando quel meteorite impattò sulla Terra. Ultimamente, appunto, abbiamo al cinema Asteroid City, un film, se vogliamo, epocale per la grandezza col quale è stato girato e per la perfezione con la quale viene mostrato al pubblico, perché è un film davvero unico nel suo genere. Ogni inquadratura ha elementi da scoprire, ogni inquadratura è un quadro da ammirare. È un film che va vissuto sul grande schermo, assolutamente, e che vi invitiamo a vedere al cinema. Quindi ci vediamo in sala. Ciao!